Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi delle letture che ho fatto a ottobre. Vado un pochino veloce perché sono state tante e come al solito giù nell'info box troverete i link a tutti i libri che vi mostro appunto in questo video. Allora, parto con il primo libro. È Magia e Segreti, il secondo volume di questa saga per ragazzi urban fantasy di Susanna Tagliaferro. Questo appunto è il secondo volume, ho partecipato al review party e devo dire che anche questo secondo volume mi è piaciuto moltissimo. Continuano le avventure della nostra Adele, che in questo libro è più sicura di sé, è un po' più maturata, è cresciuta e devo dire che rispetto al primo volume, questo secondo volume l'ho trovato un po' più avventuroso, un po' più avvincente, ecco, rispetto al primo volume, anche se nel volume precedente mi ero ritrovata di più in quella Adele, mi ha ricordato molto la me bambina, mentre in questo secondo volume mi ci sono un po' trovata meno, ecco, ma questo non ha niente a che vedere con il giudizio del libro, era solo un appunto così personale. Appunto si rafforza anche il legame che c'è tra Adele e sua madre Eva. È un libro per ragazzi che mi è piaciuto, che scorre bene, intrattiene anche i più grandi e ve lo consiglio. Tra l'altro è uscito da poco un altro libro che appunto si chiama, mi sembra proprio i diari di Eva, i diari della strega, comunque, che parla della madre di Adele, se siete interessati. Comunque è un libro appunto Magia e Segreti, il nuovo ordine dei custodi, che vi consiglio. Poi, altro libro che ho letto nel mese di ottobre è stato Gli Abissi dei Porci, edito Delos Digital, e scritto da Alessandro Montoro. È un volume, un romanzo di fantascienza, devo dire, parecchio assurdo e allucinogeno, allucinante. Trovo difficoltà anche, sinceramente, a parlarvi della trama, quindi ve la leggo perché è un libro veramente, l'ho trovato molto assurdo. Mi è piaciuto molto, però veramente assurdo. Marcus Talon è un matematico svizzero abitudinario. Un giorno la coalizione della Terra Unita lo preleva da casa sua. Un oggetto non identificato è comparso dal nulla ed è precipitato nella fossa delle Marianne. Dal fondale scaturisce un segnale sconosciuto. Ciò che è celato negli abissi è misterioso quanto il concetto di coscienza stesso. Tra coincidenze assurde con una serie televisiva, minacce di pandemie e allucinazioni, Marcus si ritroverà a fare i conti non solo con le sorti della Terra, ma anche con la sua stessa esistenza. Quindi, appunto, abbiamo questo oggetto misterioso che cade nella fossa delle Marianne e poi diventa tutto assurdo. Allora, intanto l'autore è stato molto bravo perché ci confonde, ci depista. Non sappiamo mai se le persone sono all'interno di una serie televisiva che guardano i porci, oppure se i porci sono all'interno di una serie televisiva che guardano le persone. Cioè, c'è questa confusione voluta e fatta benissimo. Inoltre, sì, veramente ve lo posso descrivere solamente come un romanzo allucinante, che però mi ha intrattenuta benissimo, scorre benissimo. Una scrittura appunto molto fluida, sì, queste pagine si leggono alla velocità della luce e mi è piaciuto molto. Il finale, veramente, un finale che, oh mio Dio, come il resto del libro, quindi ve lo straconsiglio. Tra l'altro, questo libro, come molti di quelli di cui vi parlerò ora, è disponibile sul sito BookBeat. Io ho un codice sconto con il quale potete usufruire di BookBeat gratis per 2 mesi. Quindi vi lascio il codice sconto giù. Alla fine di questi 2 mesi siete liberissimi di continuare e fare un abbonamento oppure annullare il tutto. Comunque io ve lo consiglio perché ho trovato dei libri molto molto belli all'interno di questa piattaforma. Poi, altro libro letto è Il gioco del giaguaro di Alexander Ackerman. È il
fa parte anche questo della collana di Voluntas Diaboli, una collana che io adoro e che amo, e ogni libro io lo aspetto veramente con molta impazienza, e ogni volta le mie aspettative vengono soddisfatte appieno, intanto per la scrittura di quest'autore Alexander Ackerman, che per me è una garanzia perché mi ritrovo molto nel suo stile di scrittura, leggo sempre con molta molta piacere i suoi libri. Quindi per me questo è una garanzia. Qua appunto la nostra Fallon e il nostro Caesar saranno coinvolti nel gioco del giaguaro, dovranno affrontare questo gioco, ma non saranno da soli perché insieme a loro ci saranno anche Val e Jolly. È un libro, devo dire, che mette parecchia ansia, perché non solo per il gioco del giaguaro in sé che dovranno affrontare, ma anche perché prima di questo gioco dovranno affrontare delle selezioni, quindi ci saranno una serie di competizioni, di gare all'ultimo sangue, che veramente tengono col fiato sospeso e che quindi sicuramente non annoiano. Descritte molto bene queste scene, i personaggi, non ve lo sto più a dire, per me sono dei personaggi caratterizzati alla perfezione. C'è una cura dietro ogni dettaglio, ogni particolare psicologico di tutti i personaggi che a me piace sempre molto, e in ogni libro scopriamo e conosciamo sempre di più un personaggio, come ad esempio Jolly e Val. Quindi anche i personaggi secondari non sono buttati lì a caso, ma sono veramente ben costruiti, ben concepiti e ben inseriti all'interno dei romanzi. E appunto si conoscono sempre di più le loro vicende. In questa storia conosciamo meglio anche un po' Val, che è un personaggio, devo dire, che è sempre più difficile trovare un preferito, perché col fatto che questi personaggi sono talmente tanto caratterizzati, alla fine ti affezioni a tutti, e quindi per me diventa veramente difficile trovarne uno, un preferito. Mi piacciono tutti, sia i principali sia i secondari, e questa saga che ovviamente vi consiglio perché è veramente una saga molto 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 bella. Ho letto poi un classico, un giallo di Agatha Christie, Assassino sull'Orient Express. Anche questo si trova in audiolibro su BookBeat se siete interessati. Comunque qua avviene un omicidio all'interno di questo treno, è ovvio che l'assassino sia uno dei passeggeri del treno, e Poirot dovrà indagare, interrogare tutti i passeggeri per riuscire a scoprire chi è l'assassino. Devo dire che rispetto a Dieci piccoli indiani, che è l'altro libro che ho letto di Agatha Christie, questo appunto è il secondo che leggo dell'autrice, questo mi è piaciuto un pochino meno perché l'ho trovato un po' più statico, meno avvincente, perché appunto tutto il libro si sviluppa sulle indagini, sugli interrogatori che fa Poirot, quindi c'è meno azione se non nel finale. Comunque è un libro che mi è piaciuto, ovviamente la scrittura di Agatha Christie per questo è fantastica, lei riesce a incasellare benissimo tutte le tessere del puzzle e quindi rimane la regina del giallo, però devo essere sincera, tra questo e Dieci piccoli indiani mi è piaciuto di più. Altro libro letto, questa è una collaborazione, L'enigma dell'acqua parte 2, è appunto l'ultimo volume della trilogia La coscienza di Cain di Constance S. Questo è un libro che gentilmente mi ha donato l'autrice, e è un libro che aspettavo con trepidazione perché volevo capire come andasse a finire la storia, ma da un altro punto di vista un po' mi dispiaceva perché appunto mi dispiaceva abbandonare i personaggi che lei ha creato. Si tratta di un urban fantasy. Devo dire che è stato un finale poetico, un finale che mi è piaciuto molto, un finale che aspettavo, che lascia un po' di malinconia appunto perché bisogna salutare tutti i personaggi. La conclusione mi è sembrata appunto coerente con i fatti che erano successi negli altri volumi e con Cain e Alessandra, quindi non si è inventata un finale assurdo, ma è rimasta coerente con la storia, i personaggi sono rimasti
coerenti e fedeli con loro stessi e mi è piaciuto moltissimo. Ci sono azioni, colpi di scena, amori, amicizia, qua scopriamo anche qualcosa di più sulla vita di Cain e anche sulla moglie di Sebastian, che è un personaggio secondario che a me piace molto. Come al solito, il punto forte di questo libro, come di tutta la trilogia, sono i personaggi, che sono dei personaggi ben costruiti, ben caratterizzati, che hanno una loro evoluzione durante la trilogia, non sono dei personaggi piatti e statici, sono dei personaggi ben riusciti. In più, descrizioni molto belle, una scrittura scorrevole, dei libri che veramente si divorano, sia appunto per la trama che è accattivante, che riesce a catturare, ma appunto proprio anche per lo stile di scrittura. Altro libro letto, Country Zombie Apocalypse. Ogni volta c'è questo problema di pronuncia. Comunque è il secondo volume appunto di questa saga, scritta da Filippo Santaniello, è un horror, anche questo edito Delos Digital, quindi lo trovate su BookBeat, un racconto lungo o un romanzo breve, insomma, di 89 pagine circa. Qua continuano le avventure di nonno Igino e appunto di suo nipote, con la loro agenzia Al Tramonto, che appunto cercano di aiutare i compaesani vanno a uccidere gli zombie venuti fuori da questa appunto pandemia. Anche qua non mancano scene esilaranti, è un romanzo pieno di ironia, a partire proprio dai personaggi e dai dialoghi. È un romanzo divertente che è proprio un piacere leggere, perché non annoia, vi passate dei minuti spensierati, e nonostante sia un po' splatter, perché comunque parliamo di zombie, quindi ci sono delle scene splatter, non è un libro pesante, ma anzi è un libro che riesce a intrattenere bene, adatto anche per chi ha paura, è più fifone, perché qua non ci sono scene paurose, ci sono solamente un po' di sbudellamenti, però niente di pauroso, anzi molto 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 divertente. E niente, spero che esca presto il terzo racconto, perché qui ci abbiamo un finale che lascia col fiato sospeso, e insomma è un po' un finale da bastardelli, perché ti lascia proprio così, però assolutamente consigliato anche questo volume. Complimenti a Filippo, perché veramente molto molto spassoso questo racconto. Altra collaborazione che aspettavo da tantissimo, il secondo volume di The Life is Gone, La Setta, una saga distopica scritta da Samuel Beconcini. Primo volume mi era piaciuto da morire, il secondo volume pure. È una trama dal ritmo serrato, pieno di colpi di scena, piena di azione, che appunto sicuramente non annoia i lettori. Abbiamo una storia d'amore che non è invadente, è una storia d'amore tra due donne. Non è invadente, è ben scritta, ha i suoi ritmi ed è ben inserita nella storia, anche se non è il punto fondamentale, quindi non stona con il resto della vicenda. Approfondiamo la vita di Mike, che nel primo volume si era svegliato e non si ricordava niente, si era appunto svegliato da un coma, non aveva ricordi. E in questo volume, appunto, tramite flashback e non solo, riusciamo a scoprire qualcosa di più di lui. E gli altri personaggi sono personaggi che si sono evoluti, sono migliorati, sono cambiati, come ad esempio Rocco. Devo dire che in questo secondo volume, rispetto al primo, ci sono tante rivelazioni scioccanti che assolutamente io non mi aspettavo. Credevo che la storia andasse verso un certo tipo di risvolto, invece assolutamente mi sbagliavo tantissimo. Quindi è stato molto bravo l'autore anche un po' a depistare il lettore. Abbiamo dei nuovi personaggi cattivi, che sono veramente cattivi, proprio un odio profondo ho provato verso questi personaggi, sono ben costruiti. Troviamo nuovi personaggi non cattivi, ritroviamo vecchi amici, quindi insomma è stato un bellissimo volume, come un bellissimo secondo volume, come anche il primo, una saga che per adesso vi consiglio, perché veramente la sto adorando. Altro libro letto
è La cattedrale del male. Anche questa è una collaborazione con Gian Nicola Nicoletti, che gentilmente mi ha omaggiato della copia del suo libro. Vi leggo, è un thriller horror, vi leggo cosa c'è scritto dietro. La curiosità è parte intrinseca della natura umana, un istinto così potente e sofisticato che ci aiuta per tutto il corso della nostra vita. Facilita la nostra conoscenza, la motivazione e persino la sopravvivenza. A volte però può costare molto cara. Ovviamente c'è qualcuno che vede qualcosa che non dovrebbe vedere e c'è una chiesa, una cattedrale. Questo è quello che vi basta di sapere. Devo dire che rispetto al primo volume che ho letto, che era Incubo Reale, in questo secondo volume si nota un miglioramento nello stile di scrittura dell'autore. Una scrittura che però rimane molto fluida, molto scorrevole. Devo dire che i libri di quest'autore si leggono molto velocemente. Ho finito proprio ieri il terzo libro di quest'autore e diciamo che nel giro di uno, due, massimo 3 giorni ve lo leggete, poi ovviamente tutto dipende dal tempo che uno ha da dedicare alla lettura, però diciamo in un paio di giorni ve li leggete perché scorrono molto bene, nonostante appunto le tematiche trattate, le scene di violenza, non sono libri adatti a tutti, ci sono delle scene crude, delle scene molto molto forti di violenza, scene descritte anche parecchio bene, ma ben descritte, ecco. Diciamo che l'autore non lascia quasi niente all'immaginazione, ecco, mettiamola così. Comunque è un horror thriller molto avvincente che parla di perversioni, di persone matte, veramente fuori di testa. Comunque è un libro che io vi consiglio. Sono dei libri che per chi ama il genere sono ben scritti, veloci da leggere, intrattengono, trasmettono quell'ansietta e tengono alta l'attenzione e la curiosità del lettore, e quindi assolutamente consigliato. Altro libro che ho letto è Skellig. È un libro che io volevo leggere da anni, ma che appunto non avevo. Poi l'ho trovato a 2 euro su Vinted, praticamente nuovo, e l'ho acquistato. Di che cosa parla? Allora abbiamo Michael che nel garage della sua nuova casa scopre Skellig, che è questo essere particolare, strano, un po' uomo, un po' angelo, forse un po' volatile, non si capisce molto bene, e condivide la sua scoperta con una sua amica. E succedono varie cose. La sorella di Michael sta male e nel frattempo quindi abbiamo questa sorellina che fa avanti e indietro in ospedale e questo essere misterioso che si trova appunto nel garage. Devo dire che se lo avessi letto da piccola, forse qualche scena mi avrebbe un po' spaventato o comunque inquietata. Adesso da adulta no, ma da bambina probabilmente sì. C'è anche da dire però che è un libro abbastanza lento, non è molto avvincente, quindi probabilmente la mia bambina l'avrebbe volato nel muro perché mi sarei annoiata tantissimo, mentre la mia adulta no, però devo dire non è stato uno dei miei libri preferiti, appunto l'ho trovato un po' poco dinamico. Niente di che, anche questo lo potete ascoltare su BookBeat. Altro libro letto appunto su BookBeat che invece mi è piaciuto tantissimo è I due mondi di Eva di Marta Duò, è un young adult che a me è piaciuto moltissimo. Parla di questa ragazza che ha questi sogni particolari, e lei si rifugia in questi sogni perché al di fuori dei sogni che lei fa la sua vita non è molto semplice, è presa di mira a scuola da dei bulli, i suoi genitori che sono delle persone molto bigotte, molto chiuse, religiose, non la capiscono, forse non la vogliono capire, non lo so. Gli insegnanti a scuola qualcosa intuiscono, ma fanno un po' finta di niente. Insomma, la sua vita non è molto semplice, non ha molti amici, è insicura, non si piace, eccetera, eccetera. Allora, questo è il miglior libro che io abbia letto fino adesso che parla del bullismo. È veramente scritto benissimo. Se cercate qualcosa
qualche libro su questo tema da far leggere magari ai vostri figli, questo ve lo straconsiglio, dovrebbe essere letto nelle scuole perché vi fa proprio capire che cosa prova una persona vittima di bullismo. Voi provate le stesse cose che prova Eva, proprio angosciante. È riuscita benissimo l'autrice a descrivere appunto queste sensazioni, come si sente, come le vive. Questa ragazzina è veramente presa di mira da questi bulli a scuola che le fanno violenza psicologica e fisica ogni giorno. Quando arriva a casa i suoi genitori non la capiscono, la mettono in punizione e gli tolgono veramente la libertà perché danno delle punizioni assurde e a volte non sapevo veramente chi è che stavo odiando di più, i bulli o i genitori, perché è stato veramente difficile. È un libro travolgente, è un libro che mi è piaciuto molto e che vi consiglio appunto se cercate qualcosa su questo argomento, secondo me il migliore. Poi, altra collaborazione, Nanà, la strada verso casa di Olga Tripp, che gentilmente mi ha omaggiato di questa copia. Qua si parla anche qui di un romanzo per ragazzi che è curato nei minimi dettagli. Ve lo vorrei far vedere, è molto molto carino, è edito Segreti in Giallo Ragazzi. Parla di due fattori che trovano in una giornata di pioggia una bambina e la chiamano Nanà. Nanà cresce con loro, fa cappellini di paglia insieme appunto a sua madre adottiva, aiuta i genitori nei mercati e poi una notte si trasforma in un topolino. Si trasforma in un topolino, ma la mattina ritorna ragazza. E partono poi tutte le avventure per Nanà. E è un libro che a me è piaciuto molto, è un libro dolce, che trasmette appunto questa dolcezza, questo amore, è un libro delicato come lo è anche l'autrice, perché mi ha dato un po' questa sensazione anche l'autrice, ed è un libro secondo me perfetto per i bambini, ma perfetto anche per gli adulti, perché io l'ho letto e veramente mi sono divertita, non mi sono mai annoiata e il libro mi ha preso talmente tanto che io l'ho letto in un pomeriggio, me lo sono letto tutto proprio con piacere. Infatti l'autrice, quando ha visto che avevo fatto uscire la recensione, ci è rimasta un po' così, detto: ma come, l'hai già finito? Sì, l'ho finito subito perché mi aveva proprio catturata. Il viaggio che deve affrontare Nanà appunto è un viaggio necessario per se stessa, è un viaggio appunto non solo fisico ma anche è proprio un viaggio spirituale, un viaggio interiore che l'aiuterà a crescere, a capire anche determinate cose, il concetto di casa, il concetto di famiglia e tutto quanto, però mi è piaciuto anche perché troviamo degli elementi classici come le fanciulle in pericolo o dei regni con... Da salvare, regine, re, però troviamo anche topolini coraggiosi, troviamo veramente di tutto, gatti, streghe, lupi, tutto, c'è di tutto in questo libro, veramente un libro grazioso, dolce e delicato che io straconsiglio a grandi e piccini. Poi, altro libro letto è stato La figlia dei due mondi, il primo libro di una dilogia chiamata Le avventure di Lea, una dilogia di fantascienza che a me è piaciuta molto, una dilogia. Nel primo libro, appunto, La figlia dei due mondi racconta la storia di due bambini che crescono insieme e sono legati da un vincolo di sangue. Questi due bambini sono appunto Lea e Ashtar, spero di pronunciarlo bene, sono due cuginetti che appunto crescono insieme perché i genitori di Lea muoiono e lei si trasferisce a casa dello zio, il fratello del padre. E diciamo che Lea non ha una vita facile perché suo padre è keidiano, quindi viene da un altro pianeta, mentre sua madre era umana. E lei viene strappata dalla Terra per andare appunto nel pianeta natale di suo padre, per abitare appunto con lo zio, la zia e suo cugino Ashtar. E non farà una vita semplice perché viene un po' considerata inferiore, perché è per metà umana, non riesce a integrarsi bene sia a scuola che nella vita quotidiana, perché in questo mondo
le emozioni vengono nascoste, non vengono fatte vedere perché è un segno di debolezza e quindi Lea, che per metà è umana ma è cresciuta appunto sulla Terra, per lei è molto difficile nascondere le sue emozioni e quindi viene un po' lasciata ai margini. È un libro che a me è piaciuto molto perché parla di razzismo, di diversità, di pregiudizi. È un libro che è scritto in maniera impeccabile, è una scrittura molto fluida, è un libro coinvolgente. E mi sono piaciuti moltissimo sia Lea che Ashtar, che è suo fratello barra cugino, il loro legame e mi è piaciuto il fatto che Lea, nonostante tutto, riesca sempre ad alzarsi in piedi a testa alta e appunto cerca sempre di non mollare e di fare di tutto per riuscire a raggiungere il suo sogno. Una ragazza determinata e questo è un romanzo che mi è piaciuto molto, un romanzo che unisce appunto la formazione alla fantascienza. Mi è piaciuto veramente tanto. Ho letto anche il secondo volume che è Onore e Fedeltà. Qua continuano le avventure di Lea, ma all'interno della Flotta Galattica. Abbiamo una Lea che fa un grosso cambiamento, ma non è la sola a cambiare. Un po' tutti i personaggi si evolvono e cambiano, alcuni in meglio, altri in peggio, però non sono sicuramente, ecco, dei personaggi piatti. Questo secondo volume l'ho trovato più avventuroso rispetto al primo, succedono più cose. C'è più avventura, più azione, però mi sono piaciuti entrambi allo stesso modo. Ho dato a entrambi 5 stelle perché li ho apprezzati veramente tanto. Questa scrittura molto fluida e coinvolgente permette appunto di leggere questi libri in un paio di giorni. Mi è piaciuto veramente tanto. Rimane come punto forte anche di questo, come punto fermo, come punto fondamentale di questo libro, anche qua la diversità, il razzismo, che sono secondo me degli argomenti ben inseriti e ben sviluppati in questo libro, sfruttando appunto la fantascienza, però ci parla l'autrice di cose molto attuali e mi sono piaciuti molto, assolutamente consigliati entrambi i volumi. Ho ascoltato poi su BookBeat Birdbox, io avevo visto il film che mi era piaciuto tantissimo, e quindi ho deciso poi di leggere anche il libro. E devo dire che il libro però mi è piaciuto un po' di meno perché mi è mancata quell'ansia che è riuscita invece a trasmettermi il film. E appunto, anche se il film rimane molto fedele al libro, non lo so, mi è piaciuto di più. Ho scoperto che è il primo di una trilogia, da quello che ho capito, ma in Italia è stato tradotto per adesso solo il primo. Ma secondo me va benissimo così perché può essere considerato un libro autoconclusivo. Se avete visto il film, è la stessa identica cosa, quindi non c'è bisogno di un secondo, secondo me. Anche perché è uscito il film numero 2 di Beatbox e devo dire che mi ha fatto veramente cacare, ma non poco tanto, quindi era meglio fermarsi appunto al primo volume. Comunque, lascia comunque un senso di claustrofobia questo libro. Si racconta la storia di Mallory, che appunto viaggia con i suoi 2 figli, e tramite dei flashback noi scopriamo che cosa è successo, come è arrivata fin lì e perché si è ritrovata sola con questi 2 bambini. Stiamo parlando di un mondo dove a un certo punto accade un qualcosa che nessuno sa spiegare, nessuno vede, perché appunto appena le persone vedono questa cosa, che non si capisce se è un essere, se è un alieno, se è un mostro, non si sa, impazziscono e uccidono altre persone e poi si suicidano. Quindi chi rimane in vita, come appunto Mallory e i suoi figli, è costretto ad andare a giro bendato per non vedere queste cose. Quindi, insomma, è una vita parecchio difficile. E ci sono appunto delle scene che danno questo senso un po' di chiuso, di soffocante, proprio perché non si riesce a vedere niente. Comunque, non è il miglior libro che io abbia letto su questo genere, comunque mi ha intrattenuto, carino, alla fine ve lo consiglio, anche se devo dire molto, molto, molto meglio il film.
Sempre su BookBeat ho letto poi Zombie Revival di Francesca Mogavero, edito Nero Press, è un racconto di appena 55 pagine, è un horror, che però non è un horror pauroso, anche i più fifoni possono leggerlo. Parla appunto di una cena che avviene tra delle persone che andavano al liceo insieme 20 anni prima, quindi è appunto un revival tra persone, una cena di ex alunni, però durante la cena c'è un'apocalisse zombie. Quindi questa è, non so cos'è meglio, se la cena con gli ex compagni di classe o l'apocalisse zombie, probabilmente io sceglierei l'apocalisse zombie. Comunque è una commedia horror, perché devo dire che ci sono delle scene, dei dialoghi, delle battute che fanno ridere. E quindi mi sarebbe piaciuto avere qualche pagina in più per scoprire un po' di più sui personaggi. Abbiamo qualche flashback che ci racconta qualcosa, però ne avrei preferiti di più. In ogni caso è un racconto che vi consiglio perché è divertente, è corto e è scritto molto molto bene. Ok, quindi questo era l'ultimo libro che ho letto a ottobre, spero di non avervi annoiato. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!